donare il sangue è sempre necessario. Il Covid ha complicato un po' le cose, ma la donazione è continuata nella massima sicurezza. Siamo qui al centro trasfusionale dell'ASL di Teramo, dove la donazione di sangue, la raccolta di sangue, sostiene l'esigenza dell'Abruzzo intero. Dottoressa Lucidi, lei è una vita che combatte per la donazione, veramente una vita spesa per questo servizio. Ecco, adesso è un momento di grande difficoltà perché c'è il Covid, insomma c'è mancanza di sangue. Qual è il suo messaggio? Il mio messaggio, devo dire che è passato attraverso l'impegno di tutto il SIT, ma di tutte le associazioni insieme a noi, un messaggio che è attualizzato ogni qualvolta noi ci incontriamo e incontriamo gli occhi di un donatore. Devo dire che Teramo veramente sta dando tantissimo, al punto che sta sostenendo anche le altre ASL abruzzesi, e questo fa onore ai donatori di Teramo, fa onore però anche a tutte le associazioni dei donatori che stanno lavorando sul territorio, perché attraverso il loro forte impegno, la nostra cocciuta risposta a fronte anche di magari momenti di difficoltà, anche per la riduzione del personale dovuta al Covid, le traversie che abbiamo vissuto, siamo riusciti ad ottenere un risultato brillantissimo, perché siamo riusciti a mettere in sicurezza il donatore dandogli dei percorsi preferenziali, standogli ancora più vicino, perché il donatore ci fa tante domande alle quali diamo risposte sia dal punto di vista umano che tecnico che scientifico, e questo credo faccia la differenza in una reciprocità che costruisce sicuramente un sistema sicuro per l'autosufficienza del sangue. L'azienda sanitaria teramana infatti negli ultimi 2 anni ha investito somme straordinarie in attrezzature e tecnologie di ultima generazione, potenziando la filiera del sangue. Ogni mattina quando mi alzo sono sempre contenta di venire a lavorare, cioè l'entusiasmo non mi manca mai, e questo ringrazio il Signore perché veramente mi dà una grande energia, ma non mi manca proprio perché impatto con una realtà che ogni giorno mi dà tantissimo, tantissimo, sia a livello degli operatori, l'ospedale, quindi la mia realtà qui, ma soprattutto a livello proprio della conoscenza di nuovi donatori, del sostegno a quelli che già ci sono, del sostegno a quelli che lo sono stato, perché io quello che credo sia molto importante è non abbandonare mai il donatore nell'arco di tutta la sua vita, perché qui può trovare sempre un punto di riferimento, e questo è un grazie che noi gli vogliamo dire, e il vero messaggio è questo: grazie a tutti per tutto quello che fate, per quello che avete fatto e per quello che farete per questa necessità. Il dono del sangue in Abruzzo presuppone un lavoro prezioso e infaticabile, non solo da parte degli operatori sanitari, ma anche delle associazioni di volontariato. Sono loro, nel mezzo di questa pandemia, che stanno dando l'anima per contrastare le false notizie che circolano sulla mancanza di sicurezza dei donatori vaccinati. Queste fake che girano in Italia e anche nella nostra regione, cioè che chi è vaccinato non ha sangue sicuro, cosa vogliamo rispondere? Beh, intanto dovremmo distinguere due tipi di persone che utilizzano queste fake. Chi le mette in giro sono delle persone veramente squallide e non si rendono conto del grave pericolo che danno, soprattutto per chi ha bisogno di sangue. E poi ci sta un'altra massa, purtroppo, che è dovuta all'ignoranza, prende per buone e condivide queste fake. Le fake sono pericolosissime, perché oltre a vanificare il lavoro dei medici trasfusionisti, del sistema trasfusionale e delle associazioni dei donatori di sangue, che con sacrificio cercano di garantire la necessità di sangue a chi ne ha bisogno, oltre a fare questo danno delle notizie veramente pericolose. Dunque, donare è sicuro anche per chi è vaccinato. Che il sangue è sicuro lo dimostra il fatto che noi seguiamo un tracciamento identico ai farmaci a livello europeo. Abbiamo predisposto un percorso di sicurezza da quando è partito questo maledetto Covid. Infatti i donatori hanno un ingresso diverso
da tutti gli altri utenti dell'ospedale, seguono un percorso di garanzia, vengono accertate le condizioni sanitarie e per cui e non si è mai sentito dire che il sangue possa danneggiare. E questi che divulgano le fake non si rendono conto che danneggiano soprattutto coloro che in caso di carenza di sangue non possono essere operati, non possono avere trasfusioni, non possono avere emoderivati. E questo è grave. Romina, da quanti anni doni? Sono 20 anni. 20 anni? Perché hai deciso di donare? Perché non ci costa nulla e può dare tanto. Tu lo sai dove va a finire il tuo sangue? No, non lo so dove va a finire, però sicuramente finisce praticamente alle persone che hanno bisogno, sì. La provincia di Teramo si rivela particolarmente generosa nella donazione del sangue. Sono oltre 5.000 i donatori che assicurano la raccolta indispensabile a tanti pazienti. Le patologie infatti non sono certo diminuite o scomparse a causa del Covid. C'è un'incessante richiesta di sangue. Come reclutate i donatori? I nuovi donatori nelle scuole, che diciamo il bacino più numeroso, abbiamo i volontari e anche i consiglieri che vanno nelle scuole, soprattutto negli ultimi anni, i diciottenni, dove si spiega l'importanza della donazione del sangue, e poi i ragazzi vengono a fare il precontrollo, il primo step, e poi piano piano donano. Le associazioni di donatori di sangue abruzzesi, Avis, Croce Rossa, Fidas, Ados e Fratres, invitano i donatori a recarsi con la tranquillità e la fiducia di sempre negli abituali punti di raccolta. Il momento è difficile e complicato dal Covid, ma per assicurare il sangue a tutti bisogna fare un piccolo sacrificio in più. In Abruzzo dove si può donare? In Abruzzo si può donare in tutti i centri trasfusionali all'interno degli ospedali, poi ci sono anche altre realtà come l'Avis a Pescara, la Croce Rossa all'Aquila, dove sono delle UDR, quindi è una raccolta associativa fatta direttamente dalle associazioni. Donare il sangue dunque è sicuro e necessario, adesso più che mai. Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo recentemente ha lanciato una campagna di comunicazione sociale sulla donazione. Il dono più bello che puoi fare. Un braccio femminile e un braccio maschile distesi nell'atto di generosità più grande, la donazione del proprio sangue per salvare altre vite.